siccome abbiamo ceduto su un patto di stabilità voluto dalla Germania, chiuso dalla Germania e Francia senza l'Italia, il segnale che hanno dovuto dare sovranisti e populisti è che non approvano il MES, poi lo approveranno. Cioè tornerai in aula fra 6 mesi? Tornerai in aula prima di 6 mesi, ma detto ciò è semplicemente un teatro, no? Come quello dei 5 Stelle, cioè che danno l'ok all'approvazione, quando sono al governo e poi non ratificano. Ma c'è c'è una conseguenza di credibilità in Europa? Sì, da molti anni c'è una conseguenza di credibilità, perché noi abbiamo un Parlamento di gente che per il 60% partiti, Fratelli d'Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, hanno addirittura proposto l'uscita dell'euro e poi si sono rimangiati tutto. Allora noi pensiamo che questo teatro sia un teatro che in fondo chi se ne importa, no? E però quando ci guardano da fuori pensano: ma come un grande paese come l'Italia, la culla della civiltà occidentale, che si comporta come un paese di clown su cose importanti, su trattati internazionali. Purtroppo questa è la situazione, ed è la situazione che bisogna rompere. Senta, tra il nuovo accordo sul patto di stabilità e manovra ci sarà bisogno di un intervento correttivo? Sì, può essere, anche perché la crescita non sarà quella prevista dalla manovra. E soprattutto noi partiremo il prossimo anno dalle necessità di trovare 15 miliardi di euro, come forse si ricorderanno, sulle clausole IVA. E nel frattempo i fondi stanziati per la sanità sono del tutto insufficienti. Intanto non sono, il Fondo Sanitario Nazionale non cresce di 3 miliardi, ma di 1 miliardo e 7. Secondo luogo, la Meloni dice è un record, ma prende in giro gli italiani. Tutti gli anni è un record, da sempre, perché ogni anno cresce il Fondo Sanitario Nazionale, ma non cresce neanche la metà dell'inflazione. E dunque gli italiani sono in una condizione per cui oggi stiamo tornando alle cure private. Chi ha i soldi si cura, chi non ha i soldi non si cura. Infatti spendono 41 miliardi nel privato. Questa, insieme alla dispersione scolastica, dovrebbe essere la priorità di una Repubblica fondata su diritti sociali, scuola, salari, sanità. E questo governo se ne frega semplicemente. Da quest'anno 16 euro a italiano, tanto vale il taglio dell'IRPEF di 4 miliardi. Bene così, fino al burrone, no?